Io ho visto questa motiva eh, nel trasmissione eh, ogni domenica Linea Verde e là era un signore con questa motiva. Mi era piaciuta tantissimo, io ho girato, ho pensato come fare e io ho trovato questa motiva così come io ho visto adesso andiamo a tavola io faccio voi vedere schema e facciamo insieme passo a passo però adesso io faccio voi video per far vedere però queste io faccio maglione per mio figlio con questa motivo quale mi è piaciuta piaciuta tantissimo qui davanti ancora ci vede eh, non mica tanto Ah, dalla schiena adesso io ho fatto voi, uh, voi vedere, adesso torniamo, andiamo a tavola e cominciamo a fare passo a passo. Allora, questo motivo uh, adesso ho fatto voi vedere. questo io ho fatto una uh, un prova perché prima di cominciare a fare maglione io ho fatto campioncino questa proprio questo campioncino però questa originale qui io ho cominciato a fare mia fantasia pensava forse come io crocio uh, maglie forse qualcosa viene meglio invece mio figlio ha scelto proprio questa questa mativa quale io ho vista al tv e così, e adesso cominciamo? Allora, nostro motivo 12 eh, e eh, giri 12, 12 male questa compresa parte di rovescio dopo io faccio voi vedere schema come noi eh, lavoriamo adesso avanti indietro e altra eh, io faccio schema vedere come lavorare eh, circolare io maglione faccio per mio figlio circolare e adesso cominciamo altra cosa valeva dire questa parte di rovescio. Io ho fatto schema 3 maglie rovescio, due diritti, quattro maglie rovescio, due diritti e 3 rovescio. Invece nella mia maglione per mio figlio io ho fatto due, due rovescio. Questa parte, solo all'inizio, due rovescio. Va bene, io faccio vedere come io ho fatto uh, campioncino con questa. Allora, prima maglia, questa è il mio bordino. Questa uh, maglia uh, io sposto, faccio un citato e diritto. Questo bordino non mica centro con mia motivo. E cominciamo nostra uh, nostra motivo. Qui 14 maglie di, di motivo. Cominciamo. Tre mali a rovescio, un rovescio, secondo rovescio, terza rovescio. Due diritti, un diritto, secondo diritto, quattro rovescio. 1 2 3 4 Due diritti. rovescio 1 2 3 allora questi tre maglie voi potete giocare come piace voi voi potete fare anche un rovescio io invece nel maglione ho fatto due ripetiamo tre rovescio proprio con questi tre rovesci si può giocare oppure fate due rovesci oppure uno allora, tre rovescio, due dritti, quattro rovescio, due dritti, tre rovescio. Abbiamo fatto. Seconda nostra schema. E questo è il mio bordino, questo quale eh, io ho fatto eh, gettato, adesso faccio così insieme. Abbiamo fatto giro numero 1. Giro numero 2 io faccio voi vedere una volta e altri giri voi fate da sole. La parte di rovescio questo è il mio bordino un citato questa rovescia questa non mica c'entra con nostra eh, nostra schema parte di, eh, di rovescio dove maglie diritti voi fate diritti dove rovescio, fate rovescio Dove diritti? Fate diritti? Due rovesci. Tre diritti, uno, due, tre. Ripetiamo il nostro schema. Tre diritti, uno, due, tre, due rovesci. Quattro diritti, due rovescio. Tre diritti. Questo è il secondo schema. Perciò dalla parte di rovescio, come guardano le vostre maglie? Dove diritti voi fate diritti, dove rovescio fate rovescio. Eh, qui non cambia niente. Noi possiamo, eh, dobbiamo eh, tutto cambiare e fare motivo dalla parte questa diritto. E adesso facciamo giro numero 3. Giro numero 3. Come giro numero uno adesso noi appena abbiamo uh, fatto tre rovescie, due diritti. Quattro rovesci. Due diritti. tre rovescio. Ripetiamo nostra schema tre rovescio uno 2 3 due diritti quattro rovescio due diritti 3 rovesci. Abbiamo finito giro numero 3. Adesso facciamo da sole giro numero 4 parte di rovescio, giro numero 5 parte di diritto e giro numero 6 parte di rovescio e ci vediamo nel giro numero 7 allora abbiamo fatto giro numero 6 era dalla parte di rovescio adesso giro numero 7 come voi vedete qui ho messo l'uchetto io ho messo, messo apposta per fare vedere come io faccio conti perché qualche volta quando io guardo telenovella e posso scordare quanti giri io ho fatto io faccio Così io leggermente allargo e dopo io faccio 1, 2, 3, 4, 5, 6. Adesso giro numero 7. Giro numero 7 noi dobbiamo fare spostamenti questi, eh, queste maglie. Adesso vi faccio vedere. Questo motivo è semplicissimo ragazze, semplicissimo e viene molto molto bello. E dopo altezza. Altezza uh, di, um, di questo uh, questa motivo, voi potete fare anche 10 uh, giri nel giro 11, però io faccio vedere voi originale modo da dire, originale questa mia originale. E cominciamo: queste due maglie devono andare davanti. Come io faccio? Come sempre, io prendo queste due maglie: questo giro uh, numero 7. Io faccio due maglie rovescio, prendo queste due maglie diritte, eh, torno indietro maglia rovescio, due diritte. Adesso abbiamo spostato le nostre maglie verso a destra. Adesso facciamo altre due maglie rovescio. Faccio diritti due maglie, questi diritti. Questi due rovescio io prendo. Sposto. due rovesci e questi tre maglie di nostro motivo uno due tre Adesso voi vedete cos'è qui eh, rovescio diventati cinque mezzo quattro diritti e qui anche diventati 5 maglie di rovescio, ripetiamo. Allora, 3 maglie rovescio: 1, 2, 3. 2 maglie diritte, io sposto. Faccio 2 maglie rovescio. Prendo queste due maglie diritte e sposto loro davanti. Un po' difficile tramite camera. Ho fatto e adesso questi mali io faccio diritti perché io ho spostato, non ho mica fatto diritti. Ho fatto ripeto, dall'altra parte due mali io sposto, faccio due maglie diritti, prendo queste due maglie Rovescio, porto indietro, a queste due maglie diritti. sposto davanti, faccio queste maglie, rovescio e tre rovescio. uno: due, tre. Abbiamo fatto adesso giro numero 8, come guardano le nostre maglie. Questo mio bordino, e guardo dove maglie diritti. Faccio diritti, dovrebbe essere, non dovrebbe, deve essere. Cinque, uno, due, tre, quattro, cinque diritti, quattro rovescio, uno, due, tre, quattro R diritti, uno. Uno, due, tre, quattro, cinque, ripetiamo, cinque diritti, uno, due, tre, quattro, cinque, quattro rovescio. uno. Due, tre, quattro, cinque diritti. Uno, due, tre, quattro, cinque. Abbiamo fatto due scheme. Questo è il mio, mio bordino. Chi interessa come io faccio bordino, prego. Abbiamo fatto giro numero 8. Adesso giro numero 9, parte di diritto, giro numero 10, parte di rovescio e ci vediamo nel giro numero 11, così non perdiamo tempo. Abbiamo fatto per controllare quanti giri voi avete fatto, io faccio così allargo e dopo questo è giro numero 7 8 9 10 vuol dire adesso giro numero 11 questo è il mio bordino allora 3 rovescio 1 2 3 e adesso dobbiamo Spost fare spostamento come era dall'inizio. Questi due rovesci io sposto. Faccio un diritto, secondo diritto. Questi due male quale rovescio io porto davanti a questi due eh, diritti indietro. Due rovesci. Due rovescio. E adesso queste maglie, due diritti, io devo spostare indietro, maglie due rovescio porto davanti, come era prima. Allora spostato, queste due maglie diritte e queste maglie sempre rimangono come tre rovescio. Ripetiamo, tre rovescio, un rovescio, secondo rovescio, terzo rovescio e adesso questi due maglie dobbiamo spostare indietro. Io faccio con mia maniera, mia maniera più veloce, per me più comoda. Giro, prendo questi due rovescio, prendo questi due diritti. Un po' scomoda tramite camera, ragazze. Due rovescio. Uno. Due, due rovescio. Prendo queste due maglie. Faccio due rovescio. Prendo questi due diritti. faccio due diritti 3 rovescio 1 2 3 questo è il mio bordino e adesso è rimasta per noi fare parti di rovescio parti di rovescio questo è giro numero 12 e l'ultima Come guardano le nostre maglie, dove diritti, diritti, dove rovescio, rovescio, uno, due, tre. Come eh, come giro numero una abbiamo fatto. Uno, due, quattro diritti, uno. Due, tre, quattro. Due rovescio. Tre diritti, uno. Due, tre, ripetiamo tre diritti. Uno. Due, tre. Due rovescio. Quattro diritti. Uno, due, tre, quattro. Due rovescio. Tre diritti uno, due, tre, e questa è mia bordino. Abbiamo fatto. Da qui abbiamo cominciato e abbiamo fatto questa nostra, uh, nostra motiva. Questa parte di diritto chiaro, questa parte di rovescio. Come voi vedete, anche dalla parte di rovescio non è mica brutta. E così. E adesso faccio vedere voi schema. Questo schema. Quale noi abbiamo fatto con voi? Unica qui noi abbiamo fatto tre rovescio e questa parte tre rovescio. Solo questa cambiata perché questa schema quale io faccio malion per mio figlio, come lui ha deciso. Questo è giro numero uno 2 rovescio 2 diritti, 4 rovescio 2 diritti, 2 rovescio e così noi continuiamo eh, a fare questo schema. Quale avanti? e Indietro. Parte di rovescio, giro numero 2, ho fatto voi vedere come guardano male, e dopo voi fate 3, 5. E giro numero 7 eh, vengono cambiamenti voi potete fare shot così rimani con voi e ripeto questi eh, mali voi fate 3 oppure volete fare 5 eh, questa non cambia niente importante questa uh, questo motivo a quale qui voi mettete qua quantità questo desiderio vostro io spero voi avete fatto screenshot adesso io faccio voi vedere schema quale eh, lavorare circolare questa schema eh, lavorare circolare io lavoro circolare unica qui io faccio solo due maglie perciò io sempre lavoro con questa schema Qui due rovescio questa per persone che piace lavorare circolare come lavoro io. Potete provare. Io ho, ho provato con uh, giro numero 3, adesso io ho fatto voi vedere: 3 qui 3 rovescio invece, mio figlio e io abbiamo deciso fare due come dire e sincero io non mica grande amante eh, maglie di rovescio però come mio figlio è piaciuto così piaciuta anche a me così meno da fare <ride> rovescio è tutto fate Shot. E così io faccio voi vedere ancora questa motivo, questa dalla parte di schiena, questa maglione quale io faccio per mio figlio. Come io ho detto qui io ho diminuito la di rovescio. Per adesso è tutto ragazzi. Io auguro a voi buona salute, fortuna, buon lavoro e ancora buona salute. Grazie, arrivederci.